Serie B Wina. Appassionati. Amici sportivi, appassionati di calcio, benvenuti al Guido Biondi di Lanciano, benvenuti a Virtus Lanciano Juve Stabia, 35esima giornata del campionato Serie B Win, un match molto importante per entrambe le squadre, 90 minuti che potrebbero dire molto per le due squadre in questo campionato. Si attende solo il fischio, un occhio all'orologio per Castagnano, è iniziato il match, primo pallone toccato dal Lanciano, Gidai. Pallone per Piccolo che è in posizione regolare, Piccolo con il sinistro, pallone sul fondo, prima grande occasione per il Lanciano con Piccolo, va subito in verticale a cercare Zito che passa, area di rigore, Zito, palla sul sinistro, 1-0 Juve Stabia al minuto 30, la firma di Zito. Fa ripartire la Juve Stabia, Nocchi, pallone impreciso per lui. Poi Turchi per Falcinelli, in posizione regolare, ancora Falcinelli, palla sul sinistro, prova la conclusione. Nessun problema per Nocchi. Da Di Cecco che va da Piccolo, area di rigore, ancora Piccolo, il cross con il destro, è lungo sia per Falcinelli sia per Turchi. Via, è iniziata la ripresa. Pallone ancora in verticale, controllo con il petto di Turchi. Di Cecco, messo giù da Scognamiglio, giallo in arrivo per il 6. Va Piccolo, Nocchi! Bravissimo a dire di no. In 3 a chiuderlo, in orizzontale Caserta che pensa alla conclusione. Va Caserta con il destro, palla abbondantemente sul fondo. Verticale per il solito Falcinelli, poi tocca con la mano a Scogliamiglio, Turchi in area di rigore per Falcinelli, cosa ha preso Nocchi, con aridità in panchina che sembra dire cosa ha fatto ancora Nocchi. Mammarella, Volpe, il cross dentro di Cecco, non trova il gol dell'1-1. Cross con il destro per Bruno, sul secondo palo Suciu si coordina per la conclusione con il sinistro, poi con il destro il cross per Caserta, Bruno sotto porta, mette fuori, mentre arriva un cartellino rosso per aridità il secondo portiere. Arriva il cross interessante sul secondo palo per Turchi, la rovesciata, poi palla che rimane lì forse con il braccio, sì, calcio di rigore, giallo per Figliomeni, calcio di rigore Virtus Lanciano. Parte Volpe e gol dell'1-1, palla da una parte, Nocchi dall'altra, e il gol numero 4 in campionato per Volpe. Turchi con l'esterno per Fofana, up, chiude il triangolo, c'è fallo su Turchi di Scognamiglio, doppio giallo, vuol dire rosso. Mammarella, no, non c'è più tempo, arriva la parola fine di Castrignano, finisce dunque 1-1 tra Lanciano e Juve Stabia.